Bentornati sul mio canale. Oggi un dolce veloce, semplice, una torta diplomatica che io farò a quadrotti. Metto a scaldare il latte insieme alle uova, metto lo zucchero. Vi ricordo che le dosi le trovate in info box. La farina, cucchiai belli colmi, eh? Che deve essere bella soda. Sbatto tutto. Possiamo prendere anche una frusta elettrica. Aggiungo un pochino di latte caldo e sciolgo bene. Metto ancora un po' di latte. Mischio e poi metto tutto nella pentola con il restante latte. Metto sul fuoco basso e mescolo sempre finché non si addensa. Io metto una bustina di vanillina. Ecco, comincia ad addensare. La crema la preparo il giorno avanti, così una volta raffreddata la metterò in frigo tutta la notte. Ecco l'acqua bella densa, poi una volta raffreddata lo sarà ancora di più. Trasferisco in una ciotola. Ora copro con la pellicola a contatto. Quando sarà raffreddata la mettiamo in frigorifero. L'indomani prendo due rotoli di pasta sfoglia rettangolare. Apro delicatamente. Con la forchetta faccio dei forellini. Ora pennello leggermente con l'acqua e una spolverata di zucchero. La mettiamo in una teglia del forno. Anche con l'altra faccio lo stesso lavoro e poi metterò in forno ventilato a 170 gradi per circa 20 minuti. Se non avete il ventilato, fate statico a 180 per lo stesso tempo. Poi leggete sulla confezione il tempo indicato. Ho messo 25 minuti, voi regolatevi, quando la vedete bella dorata è pronta. Adesso la metto a raffreddare sulla griglia. Intanto preparo la bagna, metto l'archemence e l'acqua. Questo dipende dal vostro gusto, se vi piace più forte o meno forte. La preparerò un po' per volta, mano che mi serve. La rifaccio, se no se mi avanza, che ci faccio? Io ho fatto acqua e archemence in parti uguali. Questa ce l'ho lasciata un pochino di più, vedete si è un po' arricciata, meglio un po' di meno perché era un po' più bianca, invece poi mi ha fregato, però va bene lo stesso. Adesso mettiamo la crema. La utilizziamo a metà, naturalmente. Ora bagniamo i savoiardi e ce li mettiamo tutti in fila sopra. Andrebbe fatto con il pan di Spagna, ma io per fare prima non avevo molto tempo e lo faccio con i savoiardi. Ora monto la panna con lo zucchero a velo. Se mischiate crema e panna, fate una crema diplomatica o chantilly, come la volete chiamare. Altrimenti, se non volete mettere la panna, fate solo crema, ma fatene un uovo in più. Riempio l'altra metà, tanto la crema è bella soda, e poi ce lo metto sopra. Ora copro con l'altra base, riempita di crema. Rifilo i bordi. Adesso lo taglio in quadrati. Per farli precisi, uso il centimetro.
Ora abbondante zucchero a velo. Pronti i nostri diplomatici. Ciao, a presto da Marta.